This edition of iItaly TV is sponsored by Colavita, extra virgin olive oil. And Cheerio chopped tomatoes. On this episode, we hop on board the MSC Poesia cruise line, then cool off with a Florentine sorbetto at Vivoli, and take a look into the unique style of Anna Samarone and an interview with Alain Elkan, followed by a book review by Peter Caravetta and La Parola from Fred Plotkin. Plus, a look back on past events with a suggestion for upcoming ones to attend. All on iItaly, New York. Today is on MSC Cruise Ship. We are here to celebrate an event of Italy-America Chamber of Commerce. We are in this unique location harbor in the port of New York. And you know, MSC does a lot of wonderful cruise ships around the world, Caribbean, Mediterranean, Latin American, with a particular Italian flavor. We're lucky, we have the best of both worlds for cruise guests because we are a fantastic cruise product. But when you take our family, we're a family owned business, an Italian family owns MSC, and we're able to incorporate that Mediterranean heritage, that Italian heritage into our product. So it's the best of both worlds for people who want to explore and really be introduced to some quality that is specific Mediterranean and Italian. They can do that in the Caribbean or in South America or in the Mediterranean every day on an MSC ship. So it's kind of a special extra treat for people to cruise and cruise MSC style, this Mediterranean partnership that we have with cruising. We're here to celebrate today the Baroness de Rilly Marimo, and the Italian Chamber of Commerce is giving you like a big award today. How does it make you feel like? Every celebration means something very important, and it means important for what it has been. If I am here, it is because of Casa Italiana, the Casa Italiana that I founded 23 years ago, and which is continuously very, very active, and especially in the service of young people, the service of culture. Being here on American soil and in this boat means a lot, because for me it is the perfect embrace of Italy and the United States. Baronessa de Rilly Marimo is a wonderful person. She did so much for the Italian culture in the United States and for many other things. The idea of the Italy-America Chamber of Commerce to present to her this award, it's a wonderful idea. Certainly she deserves it completely. It's time now for the awards ceremony. We're going to the theater to celebrate Baroness de Rilly Marimo by the Italy-America Chamber of Commerce. Claudio Bozzo, President and CEO of MSC USA and President of Italy-America Chamber of Commerce. Why to award the Baroness de Rilly Marimo, who's like an icon of Italian culture, on an MSC cruise? First of all, the Baronessa is such a great person, because the person that has given so much to our Italian community here in New York, and still she is a very humble person, and basically we couldn't pick a better person.
Why on the ship is actually simple, because the ship represents everything that Italy is. No? So we have here today, we had on board the Italian food, we have people serving at the tables that are Italian, the captain of a ship that is Italian, the entire crew here is basically Italian, and so it was good to fill it with Italian people, honoring an Italian, so that was the concept. I think that the best in this world is to help young people and to see them develop, to see them become men and women of value. And for goodness sake, young people, you are here. Please try to do your best, for yourself, for your family, but also for our patria. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa dove... Today with this is dive into the Italian culture on this cruise ship. It's kind of unique for us because usually we run all around in the city and today we are on the sea. Let's not forget that New York is a sea town, just like Italy is a sea country. Se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa dove la vittoria le porga la chioma che schiava di... My name is Silvana Vivoli, I'm third generation gelato maker in Florence. In 1930, my grandfather, who is the founder, moved from the country to the city with the other two brothers to invent a new job, which was a milk shop. This is the first step to create from milk the first few flavors of gelato. The gelato was made with the old style, with the salt and ice, and also make it just during the weekend, because when the people, the family wants to enjoy a nice dinner, stay all together, so they want to have a nice meal and dessert. Our shop is in Florence, close to Santa Croce Square. Still now it's the same location. We have a great connection with the New York area. We have still have right now many clients who travel a lot, and we know, like me, I'm the third generation, we have clients with three generations, so it's nice. That's why become natural to come here and to offer gelato to America. So we are just opening another shop here in New York at Macy's. We try to continue the tradition that we have in Florence. So gelato is made fresh every day. All the ingredients are like fresh every morning, so you can taste the freshness and the clear taste of the gelato every day. The secret is a certain kind of philosophy, love, passion to make this job. That's why it become so nice. The main difference between gelato and ice cream is that the gelato is healthier than ice cream. It's made with fresh ingredients, and of course no preservatives, additives or something like this. No flashing color, just a natural, the natural color given by the ingredients. Gelato is divided also in, of course, dairy or sorbetto. Sorbetto means it's made with fresh fruit, water and sugar. Now we are going to make a strawberry sorbetto, which is made with fresh strawberry. We are going to clean in water. We take out the green side
and then put in the blender, add the water and sugar. Stir a little bit until the sugar is melt, and then we spin into the machine, the ice machine. Really easy to make it. And the most important thing is, of course, to have a fantastic fruit. At the end, when you had a nice gelato, you can say, wow, it's buono parecchio. Sono Anna Sammarone, vengo da Larino, che è una piccola città molisana. Anche se viaggio tantissimo, vivo in questo posto dove tutto scorre molto lento e dove vivere è meraviglioso perché la qualità della vita è altissima. Senti, ma tu le gonnine non te le metti? Ah, ok, ok. Allora aspetta, però nell'inverno ti stupirò, sono tutte sotto il ginocchio. Ho fatto una collezione di gonne sotto il ginocchio. Senti cara, posso dirti? Vieni un secondo per favore. Da mettere casomai di mattina con il jeans o col pantalone bianco. Mi piace che i miei vestiti vengano indossati. Cioè non mi piace di fare delle cose che rimangono negli armadi. Dopo un po' qualunque vestito viene a noia, noi donne ci annoiamo. Però mi piace che dopo 3 anni, siccome è bello e siccome è ben tagliato e ben fatto, uno lo tira fuori e ti sembra di nuovo nuovo perché tu lo riscopri, semplicemente lo riscopri ed è sempre bello. Una cosa su cui non posso soprassedere sono i tessuti, la qualità dei tessuti e le manifatture. La costruzione di un abito, anche qualora non abbia tanti tagli, è la cosa più importante. La donna che lo sceglie e che lo indossa, lo deve far vivere, lo deve rendere suo, è la donna che rende prezioso il vestito. E questa è l'idea dei miei vestiti. Dopo il diploma sono andata a Pisa, ho fatto la facoltà di giurisprudenza, mi sono laureata, sono tornata a casa, ho preso l'abilitazione pensando che quello fosse il mio futuro. Mi ero sbagliata. Dopo un giorno in tribunale ho detto goodbye, cioè non è la mia strada. Devo dire, io sono stata molto incoraggiata da tutte le persone che ho intorno. A partire da mio marito, passando per i miei genitori, mi hanno sempre detto di seguire quello che volevo fare, di non avere paura. E io non ho avuto paura, ho fatto. Ok. Okay. 8 pieces for you. Thank you so much. Thank you so much. I love everything. Thank you. Mona. Bye, bye ladies. Bye bye. Yeah. Thank you. Il vestire è un'espressione della propria libertà, della propria personalità, del proprio modo di essere. E secondo me è importante. A me non mi interessa di vendere un pantalone. Io vorrei trasferirti l'amore e la passione che c'è dietro questo. Io posso farti una proposta, ma se tu mi dici no, ok, non è per te. E secondo me questa onestà viene percepita e il cliente poi si fida. Cioè non è importante che tu esca con un sacchetto con una mia cosa, è importante che esca felice. E New York mi piace da impazzire. Mi piace l'approccio che hanno gli americani. Loro non hanno barriere. Loro non hanno filtri. Loro ti dicono quello che pensano. Ti fermano nella strada e ti dicono che c'hai delle belle scarpe. Io adoro. In Italia, prima di dire che belle scarpe dove le hai comprate, ci vuole parecchio tempo. E invece qui è tutto immediato. Io voglio venire qua 6 mesi, non di più. Poi voglio tornare al paesello, però 6 mesi mi piacerebbe star qui. Dopo un po' mi manca la mia casa, mi manca il mio tempo, che è una cosa fondamentale. Mi manca la mia famiglia. Dopo un po' mi mancano da morire. A 25 anni non avevo la maturità di capire che tornare a casa sarebbe stato un valore aggiunto. Tornando dalla Toscana avevo 2 chance.
o tutta la vita dire oh mio Dio, potevo fare quello, potevo fare quell'altro, oppure farlo. L'ho fatto. Mio padre mi ha sempre detto che il trucco, tra virgolette, era un piede dentro, un piede fuori, le radici forti a casa, gli affetti, e però bisognava essere cittadini del mondo perché era l'unico modo per crescere. Allora mi sono detta, adesso viaggio, e ho cominciato. È una scommessa che rinnovo ogni giorno e spero che mi porti poi sempre da qualche parte. Speriamo. Ho un rapporto molto forte con New York e non potrei esistere senza. La ragione per cui esisto non è così piacevole, in quanto io sono figlio di una madre italiana e di un padre francese che si sono conosciuti alla Columbia University come studenti negli anni della guerra, perché erano esuli in America, purtroppo per via delle persecuzioni contro gli ebrei. E io sono nato a New York e poi per caso, nuovamente, molti anni dopo, ho lavorato in una casa editrice americana e due dei miei figli sono nati anche qui a New York. New York è New York, è molto bella, è molto affascinante, ci sono dei musei straordinari, una quantità di locali, ristoranti, negozi, ma è soprattutto il fascino della strada a New York che è accattivante, no? La gente. Qui tutti un po' si arrangiano, tutti vengono un po' da dappertutto, e se sei famoso non sei mai il più famoso, se sei ricco non sei mai il più ricco, se sei bello non sei mai il più bello, e se sei uno scienziato premio Nobel ce ne sono altri 5 seduti al tavolo vicino. Questa città è stranamente inumana, no? Talvolta in alcune costruzioni gigantesche, oppure dove tutti hanno premura, sono stressati, eccetera. In realtà è molto umana. Io ho lavorato per una decina d'anni come consigliere di vari ministri dei beni culturali in Italia. È stata un'avventura appassionante dal punto di vista mio personale della conoscenza. Ho potuto vedere e conoscere luoghi, musei, capolavori, siti archeologici che non conoscevo. Certamente l'amarezza è grande di vedere che lo Stato destina già pochissimi fondi rispetto non solo ai paesi europei, no? La Francia, paese vicino, destina molto di più di budget alla cultura, pur avendo molto meno da offrire. Era impressionante vedere che il New York Times, che è il giornale più importante d'America, aveva una doppia pagina sull'Italia lo scorso weekend, dove c'era, diciamo, il 40% di una pagina dedicato appunto alla rinomina del capo dello Stato italiano, così, con un articolo degno, eccetera. Gli stessi giornalisti avevano composto un articolo che occupa tutta una pagina, più la rimanente pagina dove c'è il capo dello Stato, sulla situazione di Pompei. Il mondo ci guarda. Noi forse, come Stato e responsabili di questa cultura, lo guardiamo meno. Bisogna che creino un ministero forte dei beni culturali, che ci credano, che investano dei denari dentro. In realtà il Ministero dei Beni Culturali, non vorrei sembrare fanatico, ma in Italia dovrebbe essere forse, a parte il Ministero degli Interni, il ministero più importante, visto che cos'è l'Italia e come viene percepita nel mondo. La Chiesa ha questa stupefacente capacità di tirare fuori l'uomo giusto al momento giusto. Al così criticato e difficile, diciamo, pontificato di Pio XII succede Giovanni XXIII. Poi a un certo momento c'è il Papa polacco, no? Questo grande Papa missionario che fino alla fine combatte. Poi c'è un Papa intellettuale, no? Che invece a un certo momento decide di ritirarsi, e a questi subentra un papa come quello nuovo, no? Cioè un papa semplice che proprio anche nell'esempio e nei suoi gesti, no? Può sembrare esagerato, no? La croce di non d'oro, prendere l'autobus, pagare
darsi l'albergo. Probabilmente è l'uomo che la Chiesa ha ritenuto essere utile in questo momento per modificare la sua immagine così calpestata negli ultimi anni. Siccome poi la gente guarda appunto al comportamento, non so, la nostra classe politica è stata svillaneggiata per il suo cattivo comportamento, gli eccessi di spese, di automobili, di lussi. Questo giova anche all'Italia in qualche modo, no? Questo esempio. Quindi gli facciamo comunque tanti auguri per un pontificato felice. Mi sembra che per quanto riguarda il mondo ebraico anche con questo Papa non ci siano dei problemi, insomma fin dall'inizio ha avuto una grande apertura, ha invitato immediatamente il rabbino capo di Roma Disegni alla sua cerimonia, quindi immagino che anche nel mondo ebraico italiano venga guardato con simpatia, ecco. The book I recommend strongly, actually, is a recent book by Vito Zagarrio, The Unhappy Ending. And it's a book dedicated to the filmography of famous American director Frank Capra. Frank Capra, as everyone knows or should know, was actually an Italian immigrant, grew up in San Francisco. And he actually is responsible for creating a great many of the images that we associate in cinema with the American dream. He has created films that suggest the spirit of perseverance, success, that if you do the right thing in America, you will succeed. And we can think of films from It Happened One Night, to Mr. Smith Goes to Washington, to famous films such as, Forbidden, Ladies of Leisure. The thing that's important about this book is that from a cinematographic point of view, Zagarrio demonstrates that his endings are kind of artificial. If he does a rereading of some of the masterpieces of Frank Capra, and it demonstrates that in reality there's a lot of catastrophe, there's a lot of fear, there's a lot of many social problems are represented through his characters. I mean, of course, we know that in the 30s we had the Depression, and Frank Capra, addresses that. But in the end, it seems like his endings kind of like have to be good, Hollywood ending, something positive. I think this is a good rereading of the underside of the American dream as portrayed in American film by one of America's most famous filmmakers. The Italian word for today is dovere. It's only three syllables, but it's one of the biggest and most complicated words in the Italian language. As a verb, it means you must, you have to. So, used in the present tense, you indicate absolute obligation. Tu devi andare, you have to go. When used conditionally, it becomes tu dovresti andare, you should go. As a question, devi andare, do you have to go? If you're speaking in the future, dovrai andare domani, you will have to go tomorrow. Dovevi andare, in the past, you should have gone. But then, dovere has a sense of owing, such as, io ti devo $5, I owe you $5. But it's also a noun. Then it means a responsibility or a duty. Il mio dovere è di insegnarti parole in italiano. My duty is to teach you words in Italian. Dovere. Learn it.
It's your dovere. The idea of the exhibition Living alla Ponti came from the Molteni collection, the one that we decided to produce a couple of years ago. We found some interesting material in the archive, in the Gioponti archive, and so we decided to make together the collection and the exhibition, who is traveling around Europe and the States. It is in New York and now it's going to Los Angeles. So it was a kind of story about Italy, about the way of living in Italy, about our particular style, which is very open, which is light, full of life and energy, like Ponti was and like the furniture are telling us. It's a story about our past 50 years, our way of feeling Italian. Open Roads Film Festival. A festival of new Italian cinema returns to Lincoln Center with 12 films from up-and-coming directors. Since 2001, the New York Italian Festival has become a showcase for movies from Italy. The Leap of the Leopard. On the occasion of the 50th anniversary of Il Gattopardo by director Luchino Visconti, an exhibition of photographs from the set of the film and movie posters will be on view, as well as a film screening and discussion with photographer Ralph Toporov. This edition of Italy TV was brought to you by European Flavors, promoting organically grown fruits and vegetables in the best European tradition. And Baci Perugina Chocolates, say I love you the Italian way.